Molto spesso quando diciamo si ha un orientamento politico, un ideale, ci si presta a votare determinati orientamenti, non sapendo però ovviamente la componente quale sia in tutto e per tutto. Infatti poi alla fine molti politici non ci rappresentano più. Ed è questo secondo me il problema, che si è arrivati ad un punto in cui non soltanto, forse in primis i giovani, ma un po' tutti, non credono più nell'istituzione, non credono più nella politica, proprio perché non si sentono rappresentati e si sentono distanti dai politici. Io parlo da persona, e penso di rappresentare parecchi di noi, che credono nella politica, ma purtroppo non credono più nella politica italiana, perché vedono che al di là delle persone che cercano di non presentarsi al Parlamento per votare, di appellarsi al bicameralismo per non votare una cosa o un'altra, si vede proprio che molte cose vengono fatte senza correttezza, senza onestà, ed è per questo che molti si sentono presi in giro e si sentono anche derubati. E sinceramente con questo evento che ci è stato detto qualche settimana fa, da una parte mi sono sentita sollevata, perché mi rendo conto... Non piangere! Ovvero che la politica possa essere più vicina a noi, perché poi alla fine la politica è tutto fondamentalmente, regola l'economia, regola proprio le relazioni tra le persone. E sinceramente, sarò brevissima, spero davvero che lei stia qui rappresentando tante altre persone che sono appunto, proprio come l'abbiamo vista noi oggi, una persona... a mio parere trasparente. Solo una cosa, va anche contro di me. Non pensate oggi che di affidare qualcosa a me, cioè toglietemelo dalla testa. Non mi affidate, cioè non pensate che oggi avete trovato uno che magari può essere oggetto di consenso o qualcosa del genere, il solito meccanismo, ah, quello lo voterei o non lo voterei. Toglietevelo dalla testa, cioè liberiamo un attimo la mente da questo meccanismo e creiamone un altro, cioè io cosa voglio migliorare per il mio territorio, questo, questa materia è oggetto, la conosco? No, metto insieme un po' di persone che ne capiscono, creiamo qualcosa che serve a migliorare questo problema, dopodiché il resto del meccanismo viene da solo.